alla ricerca dell'anima. Domande, risposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti. Di e con Fabio Giua e Giampaolo Del Bianco. Ciao a tutti da Fabio Giua e benvenuti ad una nuova tappa del nostro viaggio alla ricerca dell'anima. Cambiare vita. Quante volte ci sarà capitato di pensarlo e poi magari di non attuarlo questo pensiero, ma a chiunque sarà capitato di desiderare un cambiamento forte, una rivoluzione per dare una svolta più o meno duratura alla propria vita. C'è chi nel 2021 lo è riuscito a fare, addirittura staccandosi dalla maggior parte dei canoni che la nostra società in un certo senso ci impone. E ne parleremo proprio in questa puntata con Fabio Biasci, che è un naturopata e floriterapeuta, che ci è venuto a raccontare la sua storia proprio in merito a questo. Ma io intanto vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, al nostro canale Telegram, al nostro gruppo Facebook e di inviarci, qualora lo vogliate, i vostri pensieri, le vostre domande, le vostre curiosità tramite la nostra casella di posta elettronica alla ricerca dell'anima podcast @gmail.com. Ed ora vi auguro un buon ascolto. Ciao Giampaolo, ben trovato. Ciao Fabio. Come stai oggi? Molto bene. Oggi tra l'altro parleremo di argomenti di cui tu direi che sei piuttosto esperto in primis, ma con qualche curiosità. Dico bene? Sì, io credo che oggi affrontiamo un tema che sta a cuore a molti, soprattutto diciamo nell'ultimo periodo. È una cosa che si è molto vivacizzata nell'ultimo periodo e secondo me è importante che una trasmissione come la nostra approdi anche a questo argomento. Esatto, questo perché oggi abbiamo come ospite innanzitutto un naturopata e floriterapeuta, ma con una particolarità, perché dall'agosto dell'anno scorso ha deciso di cambiare vita. E cosa ha fatto? Si è trasferito in un ecovillaggio sull'Appennino Pistoiese e lui è Fabio Biasci. Ciao Fabio, ben trovato. Ciao a tutti, buongiorno e grazie per l'invito. Allora, innanzitutto, il cambiare vita, no? È un po' il sogno di molti, soprattutto di chi vive magari in città. Io che vivo in città ne so qualcosa, sento spesso persone che mi dicono: ah, se cambiassi vita, ah, se un giorno o l'altro mi prendo una baita in montagna e me ne vado, no? Quindi cosa significa cambiare vita oggi come oggi? Nel 2021? Beh sì, innanzitutto penso che ci voglia una buona dose di coraggio nel scegliere di appunto di lasciare quello che si ha per andare a scoprire qualcosa di completamente nuovo. Io in quel momento, quando ho preso questa decisione, non avevo grandi impegni, era proprio dopo, diciamo, la prima parte della pandemia, che nel mio caso è stato veramente un momento di grande riflessione, introspezione, e questo momento mi ha portato alla scelta di provare a fare una nuova esperienza che mi ha portato ad arrivare qua all'ecovillaggio. Ecco, ecovillaggio. Che cos'è un ecovillaggio? Spieghiamolo per chi non lo sa, tipo me. Sì, l'ecovillaggio è una comunità intenzionale, la nostra è di circa 20 persone ed ha quattro principi fondamentali. Che il primo è quello dell'ecologia ambientale, quindi un'agricoltura sostenibile, senza prodotti chimici, una ristrutturazione degli ambienti con materiali riciclati o con materiali sostenibili, tipo la canapa, l'argilla, la paglia. Il secondo punto fondamentale è quello dell'ecologia economica, quindi banalmente evitare sprechi nei consumi, riuscire ad avere un'economia interna, che noi riusciamo a fare attraverso, principalmente attraverso gli eventi,
E poi anche il riciclo di materiali e di alimenti. Noi, ad esempio, abbiamo una specie di accordo col mercato di Pistoia e diciamo che tutta la roba che loro butterebbero via, perché magari hanno una piccola macchia o è per loro invendibile, noi andiamo a prenderla e cerchiamo di riutilizzarla, la trasformiamo e la mangiamo. Un altro aspetto importante è quello delle relazioni, quindi cerchiamo ad esempio di gestire i conflitti attraverso la CNV, una comunicazione non violenta, che ad esempio, per fare un esempio di come funziona, c'è una fase di osservazione, c'è una fase, che ne so, un amico deve passarmi a prendere e arriva in ritardo. Quindi c'è la fase dell'osservazione del fatto, dopodiché c'è una fase in cui osservo i miei sentimenti e quindi mi sento arrabbiato per questo fatto. La terza fase è quella delle richieste e quindi ad esempio, scusami, la terza fase è quella dei bisogni. Quindi ho bisogno in questa cosa di sentirmi accolto. E la quarta è quella delle richieste, e quindi avrei la richiesta la prossima volta di avvertirmi prima. Poi abbiamo tutta una fase, un altro strumento importante per le relazioni è quella della sociocrazia. Noi tutti i lunedì facciamo un cerchio decisionale, dove attraverso appunto il metodo della sociocrazia andiamo a prendere le decisioni. Quindi non è un metodo di maggioranza, ma è un metodo di assenso e consenso, che è un metodo un pochino più lungo, un po' più faticoso a volte, ma è anche di grande crescita. L'ultimo aspetto che c'è da tenere in considerazione è quello culturale. E noi qui a livello di multiculture siamo abbastanza fortunati, nel senso che ci sono ragazzi brasiliani, argentini, insomma ragazzi che vengono un po' da tutto il mondo. Quindi ci stai praticamente dicendo che nel 2021 è possibile iniziare un percorso di vita sostenibile anche senza essere, come dire, troppo attaccati a quelle che sono le attuali regole di mercato, se vogliamo, no? E a quella che è la società basata sulle multinazionali. Sì, assolutamente è possibile. Anche lo sforzo economico che ci vuole per fare una scelta del genere è molto basso. Sembra incredibile, ma comunque in un ambiente come il mio, per esempio, in cui si deve pagare una piccolissima quota che comprende l'affitto, le spese degli alimenti e le utenze che utilizziamo. Insomma, in qualche modo i soldi arrivano. Io, ad esempio, ho iniziato a lavorare per gli agricoltori che stanno qua intorno, oppure ci sono, cioè, un pochino si muove qualcosa. Quando ti muovi, si muove qualcosa. E quindi quei, pochi soldi che servono per vivere una vita del genere arrivano in qualche modo. E Giampaolo, mi sembrava poi assolutamente interessante quello che diceva Fabio riguardo a questo modo di gestire appunto i conflitti con una comunicazione non violenta, ma che soprattutto va, come dire, a farci pensare, no? A farci delle domande. Ma la comunicazione non violenta tira in ballo, tira sul tavolo un aggettivo che Fabio ha usato fin dall'esordio del suo intervento, no? Che è l'aggettivo intenzionale. È chiaro che se io voglio stare in rapporti di qualità, devo averne l'intento e l'intenzione.
ovviamente è più faticosa, perché il tipo di scelta di cui si sta parlando Fabio è un tipo di scelta che non si avvale molto degli automatismi della nostra società, no? Ma richiede lo sforzo di stare nella consapevolezza del vivere e del relazionarsi, no? Che è un po', se ce la vogliamo dire tutta e lo vogliamo ammettere a noi stessi, quello che manca nella società comune e convenzionale, perché è un tipo di società impostata su un livello di consapevolezza non altissimo, no? Quindi questa esperienza, secondo me, è molto importante perché ci testimonia la possibilità di stare con una quota maggiore di consapevolezza. Io volevo chiedere a Fabio, ma come si entra nell'ecovillaggio? Allora sì, anche questa è una domanda che fanno in molti. Io sono arrivato qui un pochino a caso, guardando così sui social alla ricerca di l'ecovillaggio più vicino a casa, ho trovato questa cerimonia, una cerimonia del cacao che facevano proprio qui all'ecovillaggio Cilicea dove vivo adesso. Mi sono avvicinato per questo evento. E sono rimasto veramente affascinato sia dall'evento stesso, sia dall'ambiente che mi circondava e dalle persone che lo vivevano. E quindi mi sono iniziato a informare su come potevo anch'io avvicinarmi in maniera più costante a questo ambiente. E mi spiegarono con molto stupore che c'era un periodo di prova, quindi una richiesta scritta di intenti, una richiesta scritta su quali erano i motivi per cui mi volevo avvicinare, dopodiché, se questa richiesta veniva accettata dal cerchio, potevo iniziare il periodo di prova. Il periodo di prova all'inizio è di un mese, la mia richiesta venne accettata, e insomma mi trasferì subito qui. Dopo il periodo di prova di un mese, il gruppo si ritrova, ci ritroviamo e decidiamo se fare altri 3 mesi di prova. E quindi sono andato avanti in questi 3 mesi di prova. Alla fine dei 3 mesi di prova ci siamo ritrovati ancora. Abbiamo dato io un feedback a me stesso rispetto alla comunità e la comunità rispetto a me e sono stato accettato e sono entrato come residente. Il numero delle persone che partecipano a questa esperienza è un numero, come dire, fisso oppure può variare? È variabile a seconda della disponibilità degli spazi. Ad esempio, qui abbiamo il casolare principale in cui viviamo, è un ex albergo, riqualificato, ristrutturato, e ospita circa 14 camere. E quindi una volta, diciamo, finiti gli spazi per i residenti, insomma, non si va a accettare più richieste. Poi ovviamente dobbiamo lasciare tutto lo spazio per gli ospiti, perché ci sono un sacco di curiosi che vengono insomma, a fare un'esperienza in ecovillaggio, ma poi come dicevo prima, la nostra economia interna si basa soprattutto sugli eventi e quindi dobbiamo avere degli spazi a disposizione anche per accogliere tutte le persone che vengono a partecipare ai vari eventi che organizziamo. Ecco, e invece come sono composti, diciamo così, i nuclei? Nel senso, ci hai parlato di una ventina di persone, ma sono persone singole, coppie, anche piccole famiglie? Allora, diciamo che andiamo da un bambino di 4 anni a una persona di 80. E ci sono coppie, ci sono single, c'è un po' di tutto, quindi siamo variegati anche in questo. E suppongo che ci siano dei momenti collettivi, non so, i pasti, delle attività. Assolutamente, diciamo che i momenti di maggiore collettività sono quando organizziamo una giornata, per esempio, che ne so, dedicata alla legna, una giornata dedicata all'orto, una giornata dedicata alla meditazione. Però sì, poi in generale,
i pasti, noi cerchiamo sempre di mangiare tutti insieme e anche qua è abbastanza divertente perché non abbiamo regole fisse su chi cucina, semplicemente il primo che va in cucina, che è più affamato, decide di cucinare per tutti. Quindi insomma, cucinare comunque per 18 persone, 20 persone, 15, anche quello diventa abbastanza un impegno. A proposito dei pasti, facciamo una bella pratica prima di ogni pasto, che è quella di metterci in cerchio, ci teniamo per mano e ringraziamo sia la possibilità, di mangiare, di avere a disposizione del cibo, sia chi ha cucinato. Ecco, beh, lo trovo davvero interessante. Mi veniva in mente che probabilmente io sarei sempre in cucina a cucinare, per essere il primo affamato Sì, della giornata. diciamo che spesso anch'io mi ritrovo in questa situazione. Senti, Fabio, tu sei appunto naturopata e floriterapeuta. Intanto ti chiederei, visto che stavo pensando, Giampaolo, che forse non abbiamo mai poi più di tanto sviscerato di che cosa si occupa un naturopata nel nostro podcast, quindi ti chiederei intanto di appunto di raccontarci effettivamente che cos'è un naturopata e poi che cosa vuol dire essere naturopata in una comunità, diciamo in un ecovillaggio come il vostro. Ok, allora senti, la naturopatia per me è una medicina alternativa che va a integrare la medicina tradizionale, quindi ci tengo a dire che non la sostituisce, ma la integra. E probabilmente lavorano con due scopi diversi. La medicina allopatica va ad agire direttamente sul sintomo, mentre la medicina, diciamo la naturopatia, va ad agire sulle cause del sintomo e sulla prevenzione. In realtà poi abbiamo anche degli strumenti come in erboristeria che vanno ad agire, diciamo, ad alleviare il dolore del sintomo. E il mio ruolo da naturopata dentro la comunità, diciamo che all'inizio, quando sono arrivato, un sacco di nuovi spunti, di nuove cose da fare, di relazioni, e quindi avevo un attimino lasciato perdere, ma semplicemente perché appunto la mia attenzione era rivolta ad altre cose. Poi, diciamo, il mio ruolo invece ho deciso di dare l'opportunità a me stesso, ma anche agli altri, di scoprire la naturopatia anche all'interno di una comunità. E le persone, insomma, che vivono qua hanno iniziato all'inizio a chiedermi qualche consiglio e poi a fare anche qualche incontro, diciamo, ufficiale, tra virgolette. E nulla, ho iniziato a fare qualche consulenza di floriterapia, qualche consulenza di naturopatia. Ho sperimentato molto la riflessologia plantare. Non tanto perché fosse uno dei miei punti in cui mi sentivo forte, ma perché mi è venuta richiesta, spesso. E quindi abbiamo deciso, visto che ci sono molte figure tipo la mia, c'è una kinesiologa, c'è un ragazzo che fa Reiki, un'altra ragazza che fa dei viaggi sonori con tutti degli strumenti stranissimi. Abbiamo deciso adesso, da poco, di riqualificare una stanza. E abbiamo fatto proprio un vero studio, un piccolo centro olistico per accogliere anche, insomma, gli ospiti esterni e i clienti esterni. A me sembra che tutto questo sia interessantissimo, veramente. È molto gioioso per il cuore sentirti parlare in questi termini. Volevo chiederti, se la domanda non è troppo personale, come il tuo sistema di relazioni, che esisteva prima di questa esperienza, ha reagito a questa tua scelta? Il mio sistema di relazioni, La famiglia, gli amici? allora, beh, all'inizio, soprattutto i miei amici,
che tra l'altro non sono mai venuti a trovarmi. Quindi questo, insomma, rispecchia un po' quello che probabilmente pensano ancora, che hanno un po' delle resistenze rispetto a questo ambiente. Mentre mia mamma, che è venuta, è stata felicissima, ha compreso molto bene la scelta che ho fatto, le è piaciuto l'ambiente, ha avuto modo di parlare con le persone, e, insomma, ha capito che comunque sembra una scelta facile, ma non è. E se capisco bene, se ho capito, ma correggimi, quindi essendo un sistema in cui vige la sociocrazia, non c'è un leader. No, questo secondo me è un aspetto fondamentale di questi luoghi. Quello che mi ha portato un pochino a fuggire dalla mia vita precedente è anche questo sistema piramidale, che qua fortunatamente non esiste. Diciamo che abbiamo tutti la stessa possibilità di parola e tutti la stessa possibilità decisionale, tutti possiamo esprimere i nostri bisogni allo stesso modo. Questo è veramente un aspetto che mi fa essere felice della scelta che ho fatto. Beh, in ogni caso, in un certo senso, non essendoci un leader, oltre all'avere tutti la stessa possibilità, ci va anche una certa responsabilità da parte di tutti. Assolutamente. Un punto su cui insomma, cerchiamo di portare spesso l'attenzione è l'autoresponsabilità. Volevamo anche fare un evento su questo tema, poi abbiamo abbandonato per ora l'idea, però sì, diciamo che l'autoresponsabilità è il punto fondamentale per vivere in un ecovillaggio. Giampaolo, che ne dici? Io credo che ovviamente questo è un tema molto importante, no? Nel senso che di responsabilità e di autoresponsabilità, di abilità a rispondere, se ne parla moltissimo, però resta, a mio avviso, un tasto a volte dolente e comunque una porta di fuoco per il percorso di crescita personale di ognuno, no? Perché siamo tutti tentati a livello della personalità di attribuire la responsabilità all'esterno, no? Però riprendersi la responsabilità vuol dire prendersi una forma di potere buono, laddove il potere non è un sostantivo di quelli che schiacciano, ma è un verbo, cioè la possibilità del possibile, no? E questa è una cosa molto importante, e esperienze come questa ce lo rimarcano, soprattutto perché ci rimarcano che è possibile. E rispetto a questo io volevo chiedere a Fabio, ma ci possono essere anche abbandoni di questa esperienza? Cioè, tu hai anche avuto la possibilità di vedere persone che hanno cambiato idea rispetto allo stare in questa esperienza? Sì, assolutamente sì. Spesso, cioè, le persone che vanno via da questo ambiente a un certo punto sentono la necessità di uno spazio più privato. Anche se qui noi abbiamo la fortuna di avere la nostra camera, che è un luogo sicuro dove ti puoi rifugiare, no? Quando insomma hai un momento più complicato e che non vuoi condividere. Nonostante questo, quando tu giri in casa, avere un attimo per stare da solo e pensare a te risulta difficile. E quindi le persone spesso a un certo punto sentono l'esigenza di un nido ancora più privato. E un altro aspetto che fa allontanare un pochino le persone, da quello che ho capito, è nel momento in cui si avvia una relazione. C'è uno spazio in cui si continua a vivere nella comunità, però poi spesso ci si allontana per trovare un posto dove si può vivere la coppia in maniera diversa. Quindi in un certo senso hai trovato che forse l'inizio di una relazione potrebbe essere
un po' contrastante con il modo di vivere, con i principi dell'ecovillaggio in un certo senso, ma anche magari perché se ad esempio la relazione inizia con qualcuno che è al di fuori dell'ecovillaggio può trovare qualche difficoltà nell'accettare determinate situazioni, no? Come ad esempio il rimanere da soli o comunque ad esempio a me veniva in mente che già in quattro in casa a volte si è in troppi, no? sì, ma guarda, ti dico, per quanto mi riguarda non è al momento non sento la difficoltà nel vivere una relazione all'interno della comunità. A volte basta scegliere, se se ne sente il bisogno, di farsi qualche giorno da qualche altra parte. Ma poi tutto quello che ti può dare la comunità all'interno anche magari di un conflitto, all'interno di una relazione, vale veramente la pena viverlo. A volte ho dei confronti con delle persone che mi fanno cambiare completamente punto di vista rispetto al conflitto che sto vivendo. E quindi sono veramente un punto di forza, secondo me, al momento. Poi non so, magari in futuro avrò modo di cambiare idea anch'io. Senti, ma a Natale che si fa? Allora, a Natale dell'anno scorso ci sono persone che rimangono qua e quindi festeggiano il Natale, il Natale qua all'ecovillaggio. Io personalmente lo festeggio come sempre, con mia mamma, mia nonna e mio fratello. No, perché mi viene in mente sempre riguardo, no, no, le normali dinamiche familiari, no? In cui in alcuni casi sì. Si attende il Natale da passare con persone che non si vedono mai e che probabilmente non si vorrebbero mai vedere comunque, no? Ma sai, per qualcuno è veramente difficile, no? Ti parlavo prima delle multiculture che ci sono qua dentro. Tornare in Brasile, tornare in Argentina, tornare in Uruguay per Natale diventa un po' complesso e quindi magari le persone preferiscono rimanere qua. Ecco, e a proposito delle multiculture, che cosa porta la multiculturalità all'interno di un ambiente come il vostro? Ma secondo me è una grande possibilità di crescita anche questo, il poter esistere, coesistere, convivere con persone che hanno avuto un'esperienza completamente diversa di vita ti porta a farti diverse domande spesso, e quindi è veramente un altro motivo per il quale sono felice di vivere qua, è appunto la possibilità di poter avere scambi di qualità e diversificati. Ecco, probabilmente in un certo senso questa multiculturalità può portare persone che forse hanno avuto esperienze quasi più simili all'ecovillaggio rispetto a un italiano, per esempio? Sì, soprattutto in questi ambienti si avvicinano molti artisti e quindi ho avuto la possibilità anch'io di dare spazio a questa mia parte un pochino più artistica che avevo sopita, e quindi questo è stato una cosa che mi ha portato la diversità, per esempio. Allo stesso tempo mi ha portato alla conoscenza di ambienti, di vite, di mondi raccontati dagli altri, di cui non ho avuto ancora la possibilità di conoscere di persona. Anche l'approccio con delle lingue diverse, con il portoghese, col francese, insomma, è divertente anche questo aspetto. Di prendersi un pochino in giro anche per le nostre diversità di linguaggio. Insomma, non ci vedo niente
come dire, non ci vedo niente di sbagliato nel mischiarci, nel mischiare le culture, come qualcuno ci vuol far credere. Assolutamente. Non volevo entrare nel tema politico, ma insomma. No, no, ma... No, però la vita è politica, no? Nel senso che... Senti Fabio, volevo chiederti una cosa. Tu hai detto prima che hai trovato questo ecovillaggio perché hai cercato, no? Un'esperienza e cercandola ti sei imbattuto in questo evento sul cacao. Ma la motivazione che ti aveva spinto a cercare, se ti va di condividerla, tu esattamente che cos'è che stavi cercando e rispetto a cosa? Sì, appunto qua si parla di ricerca dell'anima. Io sentivo che avevo dentro una grande incongruenza. Avevo dentro una grande incongruenza e quindi dovevo cercare qualcosa all'interno che mi sciogliesse un po' questa incongruenza. E sono andato un pochino a fare una lista di quello che volevo, dei miei principi, e quindi un'attenzione più forte rispetto all'ambiente, un'attenzione particolare per le relazioni, una possibilità culturale diversa, un modo di vivere diverso rispetto a quello che stavo facendo. Io quando ho preso questa decisione vivevo da solo nella casa in cui ero nato e mi sentivo un pochino stretto. Di conseguenza questo è stato un grandissimo motore di ricerca. È molto bello, no? Perché tu dici vivevo da solo e mi sentivo stretto, ora vivi con 20 e ti senti esatto libero. Mi sento libero. Sì. Ciao Paolo, trovo in quello che ci sta raccontando Fabio che in tutto ciò vi è una grande importanza all'arricchimento che ci dà la collettività. Alle volte in questa società attuale ci si sente un po' soli. Invece forse dobbiamo ricercare maggiormente un apporto, un sollievo al di fuori anche di noi, no? Io trovo che se esiste un demone mentale a cui oggi dobbiamo fare particolare attenzione è quella vocina che ci spinge un po' alla paranoica cultura del sospetto, no? Sta prevalendo a volte l'idea che l'altro è qualcuno da cui mi devo difendere, qualcuno che può togliermi qualcosa o ferirmi, no? Questo è un grande punto di caduta e questa è una grande sofferenza per l'anima, perché l'anima si incarna nell'esperienza umana vivendo l'altro come un arricchimento, sempre, come un potenziale, sempre, come una risorsa, sempre, come una gioia, come un tesoro, no? Mi sembra che indulgere nel pensare che io dall'altro mi devo difendere costantemente poi mi condanna ad una solitudine che poi è causa di conflitti che si scaricano anche nel corpo, perché se torniamo all'infanzia, il bambino quando è sereno e spontaneo è per socializzare, è per conoscere. Quel bambino lì resta dentro di noi e questo mi sembra che sia un punto che meriterebbe una riflessione più forte. Cosa ne dici, Fabio? No, no, sono assolutamente d'accordo. Ascoltare quel bambino è fondamentale. Mi sto ritrovando molte volte a doverlo fare, a dovergli dare spazio, sia nei momenti di gioia, ma anche nelle ferite. Senti, entrare, come dicevamo prima, in un luogo dove comunque a tutti, in un certo senso, è richiesto qualcosa, no? Nel senso che
come dicevamo prima, ognuno deve fare i conti con la propria responsabilità e ognuno ha le stesse possibilità, ma allo stesso tempo magari chi prima di entrare in un ecovillaggio non ha mai messo le mani nella terra, ad esempio, potrebbe ritrovarsi un attimino spiazzato, se vogliamo, no? Sì, ti porta inevitabilmente ad ascoltarti, a capire cosa vuoi fare in quel momento, a metterti in gioco, a capire non dico ogni momento, ma spesso all'interno di una giornata, ad ascoltare quello che vuoi fare in quel momento e quello che vuoi portare alla comunità. Quindi è un grande gioco di ascolto. E quali sono i tuoi progetti per il futuro? Questa è una domanda alla quale... È una domanda provocatoria. Al momento voglio vivermi ancora questa esperienza, imparare ancora molto da questa esperienza. Quest'estate ho fatto anche un piccolo viaggio alla ricerca di altre comunità, per capire un attimo, perché io sono arrivato qua e mi sono fermato qua e non conoscevo nessun altro ecovillaggio, non conoscevo nessun'altra comunità. E piano piano ne sto conoscendo altre, sto imparando molto dalle altre. Quindi per il momento il progetto continua ad essere questo. Mi piacerebbe avere la possibilità di sperimentare di più la mia professione di naturopata. Ci siamo messi in moto, come dicevo prima, da poco. E poi magari se Giampaolo mi darà la possibilità anche di... Io sono stato con Giampaolo, sono stato prima un suo cliente, poi sono stato un suo studente e magari in futuro, chissà, un suo tirocinante. Sicuramente. No, fra l'altro lui è stato un allievo bravissimo, devo dire. Grazie. Mi ha reso molto orgoglioso. Ma infatti i risultati si vedono. Però volevo chiederti, Fabio, ma che tu sappia, queste esperienze quindi si stanno un po' moltiplicando? Sì, è un periodo molto attivo. Io faccio parte così di un gruppo sui social che parla appunto di ecovillaggi e comunità, e quindi ho modo di vedere quanto movimento c'è dietro a questi ambienti. E anche rispetto a quello che mi dicono persone che vivono qua da più tempo, insomma, le persone si stanno mobilitando per appunto fare un tentativo di vita diverso. Perché la vostra comunità è aperta da quanto? La nostra comunità nasce 10 anni fa e i fondatori di questa comunità vivono ancora qua. E suppongo che la pandemia non abbia cambiato in niente le strutture portanti di questa esperienza? No, onestamente, devo essere sincero, in questo ambiente e negli ambienti che ho continuato a frequentare nel periodo della pandemia, ti dico la verità, il peso di questa emergenza sanitaria non si è sentito. Beh, sicuramente il fatto di essere, come dire, non voglio dire autonomi, ma quasi, in un certo senso, è stato un punto a vostro favore, no? Sì, è stato un grande punto a nostro favore, e in più non abbiamo vissuto quell'aspetto di cui parlavate prima, no? Che è quello un pochino più della solitudine, delle persone appunto costrette, segregate in casa, con la possibilità di interagire con gli altri solo attraverso un telefono o un computer, mentre noi qua ci siamo divertiti, ci siamo confrontati, insomma,
è stata un'esperienza sicuramente diversa rispetto al resto del mondo. Bene, senti Fabio, noi il nostro podcast si chiama, come dicevi tu giustamente prima, Alla ricerca dell'anima, e quindi ogni ospite che viene a trovarci risponde a una domanda, e cioè: che cos'è per te l'anima? Allora, per me l'anima, io la visualizzo come una luce che risiede dentro ognuno di noi, che sa qual è la strada per essere felici, che sa, che conosce le esperienze che dobbiamo fare e la missione che abbiamo in questo corpo. Purtroppo spesso facciamo troppi compromessi col mondo esterno, con quello che ci viene richiesto, e andiamo a mettere come un telo sopra questa luce, come mettere un telo sopra una lampada. E quindi dall'esterno la luce sembra un po' più tenue, sembra un pochino più bassa, però in realtà sotto a questo telo la luce dell'anima è sempre molto viva. Grazie. Grazie a voi, grazie mille per la possibilità, per l'occasione. Grazie a te di essere stato qui e averci portato una realtà che non è alla portata di tutti, se vogliamo, no? Cioè non se ne sente parlare più di tanto di queste realtà che effettivamente esistono e che danno possibilità anche a chi, come dicevamo prima, ha questo desiderio di cambiamento radicale della propria vita, di effettuarlo effettivamente, no? Non solo a parole o a sogni. Assolutamente, è una cosa che si può fare. Bene, allora noi ti salutiamo e ti invitiamo magari per una prossima volta. Va benissimo, grazie. Grazie a te, ciao Fabio. Ciao Fabio, ciao Giampaolo. Giampaolo, che belle queste esperienze, no? E tutto sommato io trovo che non siano così semplici, no? Nel senso, come dicevo prima, molti dicono: ah, vorrei cambiare vita, eccetera, eccetera. Ma non è una cosa così automatica poi, no? No, assolutamente no. Non è complicata, ma è complessa perché tiene conto di tanti fattori, proprio esattamente come la vita. Bene, e allora detto questo io ti mando un abbraccio e ci sentiamo alla prossima tappa. Non mancherò. Ciao. Ciao Giampaolo. E un saluto a tutti voi che siete arrivati fino a qui ad ascoltare la nostra puntata. Avete sentito come può essere bello, ma allo stesso tempo difficile, cambiare vita, un cambiamento radicale. E chissà che dopo aver ascoltato questa puntata qualcuno di voi non decida di fare il grande passo. E naturalmente, come sempre, vi ricordo di parlare ai vostri amici, ai vostri parenti, ai vostri colleghi, ai vostri conoscenti, anche al fornaio sotto casa del nostro podcast, perché chissà mai che non potrete aiutare qualcuno in un momento particolarmente difficile della propria vita. Ce li abbiamo tutti. E detto questo, vi do l'appuntamento alla nostra prossima tappa. Ciao! Ricerca dell'anima. Domande, risposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti. Di e con Fabio Giua e Giampaolo Del Bianco.